vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la Terra, lanciata a corsa essa pure sul circuito della sua orbita. Nel primo ventennio del 1900 i futuristi esaltavano la velocità, i motori, gli aerei, l'industrializzazione e l'automobile. L'interesse su scala mondiale per la modernità e in particolare per il movimento e la velocità aprì la strada per la progettazione del circuito automobilistico di Monza. Il Tempio della Velocità nasce il 15 maggio 1922, il più antico dopo Indianapolis. In esso confluiscono competenze dell'industria meccanica e automobilistica dell'epoca. Dal 1940 al 1947 il circuito rimase chiuso e venne utilizzato come deposito di gomme. La storica sfilata di mezzi corazzati degli alleati nella giornata del 1 maggio danneggiò ulteriormente il manto stradale. Nel periodo postbellico il circuito rinasce interprete della volontà di riscatto e di crescita della società italiana. Si parla invece di una composizione strutturale di tutto un impianto sportivo e sociale. La sopraelevata fu costruita nel 1955 per ottenere prove tecniche di alto valore e velocità medie elevatissime. Opera ingegneristica di grande importanza, utilizzò travi in cemento armato e guardrail in acciaio, ancorati a pali quadrati in legno di noce, successivamente adottati nelle autostrade italiane. La sopraelevata si distinse sin dall'inizio per la sua inclinazione da brivido e la sua velocità da record. Come è stato reso possibile ciò? Dobbiamo considerare le forze agenti su una vettura in corsa sulla curva sopraelevata. Partiamo dalla scomposizione in vettori. Prima della forza peso, responsabile dell'accelerazione centripeta che imprime al corpo una forza diretta verso l'interno. Poi della normale e infine della forza d'attrito, direzionata anch'essa verso l'interno del circuito. La velocità massima ad una data inclinazione dipende da diversi fattori. Le velocità da record raggiunte sono quindi state rese possibili proprio grazie all'inclinazione della pista. Memorabili sono state le gare che qui si sono svolte. Vince Juan Manuel Fangio a bordo della Mercedes 300 SL dopo 50 giri corsi in 1 ora 25 minuti e 4 secondi. L'evento soprannominato Monzanapolis deve il nome alla somiglianza con il circuito Indianapolis Motor Speedway. Nel 1961 si disputò l'ultimo GP d'Italia corso sulla sopraelevata. La Ferrari 275 P2 arrivò prima con una media di 202 km/h. Ad oggi la sopraelevata viene utilizzata per il Monza Rally Show. L'autodromo all'interno del parco di Monza è diventato sede di vari tipi di manifestazioni sportive. Noi proponiamo un percorso guidato di archeologia sportiva, una sorta di museo outdoor.